Buongiorno e bentornati sul canale MacMod. Questa mattina andremo a tornire il tavolo del trapano a colonna. Non sarà una cosa agevole perché, come vedete, il piatto ha un diametro superiore a 155 mm. E quindi è superiore la capacità del mio mandrino, però ho anche un mandrino magnetico. Per prenderlo su un mandrino magnetico adesso è troppo pericoloso perché ha queste impurità. Allora cosa vado a fare? Prima di tutto ci andiamo a ripulire questo casting dalle scorie con la lima. Dopodiché riesco a prenderlo qui con le griffe del tornio e a sfaccettare. Una volta che sfaccetto questa superficie, ho una superficie abbastanza omogenea per poterlo mettere sul mandrino magnetico del tornio. Dopodiché andremo a lavorarlo. Adesso iniziamo con la fase di limatura per poter levare queste scorie. Questo è un pezzo importante perché è anche lui la bellezza di questa colonna qua. Vediamo un pochettino. Ho messo il pezzo in morsa, è un po' scomodo per me perché ho la camera di mezzo, ma comunque non sto qui ad annoiarvi, a farvi vedere tutte le fasi della limatura. Comunque, solo per dare un'idea del lavoro da fare. Siccome questo diametro non è regolare, con la lima voglio cercare di di pareggiarlo in maniera che riesco a stringerlo nella maniera migliore nelle griffe del tornio. Certo, è veramente scomodo. Dovrò proteggere il tornio, come avete già visto negli altri video. Proseguo off camera, così posso meglio sgrossare questo pezzo. Ecco, levate questa asperità, queste scorie. Devo dire la verità che il pezzo non si presenta neanche male, quindi riuscirò facilmente a stringerlo senza avere troppa deviazione per poter fare una buona sfaccettatura. Vedremo insieme come avanzare con questa lavorazione qua. Questo è un pezzo importante perché darà una bellezza particolare alla colonna. Adesso ho montato il mandrino a tre griffe e andiamo a posizionare il pezzo. Cerchiamo di farlo certo un po' così. Vediamo un po'. Bah, non male. Poteva andare molto peggio, sinceramente. Ma molto peggio. Primo problema. Dobbiamo cambiare la torretta del tornio perché non arriva. Adesso vediamo un po' come poter fare.
però vediamo senza spostare la torretta. Questo è uno dei vantaggi di queste guide qua. Ok, ce la dovrei fare e con il destro ce la faccio qua. Adesso poi bisogna vedere se ce la facciamo qua, ma penso proprio di sì. Probabilmente questa è la posizione adatta. Adesso voglio dare una pulita qua che fa un po' schifo. Isopropane alcol. Mamma mia. Macchiato così. Questo tanto non è in perfette condizioni, quindi va più che bene. Adesso proteggiamo il tornio. Uno dei segreti per non far appiccicare questo ne farà di sporco all'infinito proprio e oltre. Proviamoci. Andiamo a 350 giri. Blocchiamo il carrello, diamo un numero di giri, ma non troppo. Thank you.
Ok, adesso riprendiamo la nostra lavorazione. Praticamente devo fare questo foro a tazza, lo vedete qui in sezione. Devo fare da 11-125, che è una misura in pollici, ma io non ho questa misura, quindi o lo faccio da 12 andando giù con una fresa da 12 mm oppure lo devo barenare. Vediamo un attimino adesso come fare. Lo dobbiamo portare giù fino a 19,05 mm, da qui a qui. Adesso andiamo intorno e andiamo a fare questa lavorazione. Userò questa fresa da 12 mm. Non c'è ragione per non farlo con una fresa. Proviamo. Andiamo a toccare. Prima ero stato troppo generoso col numero dei giri, adesso sto andando a 250. Piano piano. Non deve avere lo smusso, ci vado con questa stick della Cretex. Questo materiale è incredibile. Costicchia, si usa per modellismo. Qui in Italia non sono riuscito a trovarlo, l'ho acquistato negli Stati Uniti. È praticamente una gomma che ha dentro un abrasivo a carburo. E funziona benissimo. Adesso ci andiamo a girare i pezzi in macchina. Proprio grazie a questa fresatura che abbiamo fatto prima, posso costruire un mandrino che poi con una vite riesce a stringere questo piatto e posso rimontarlo sul mandrino del tornio per lavorare l'altra faccia. Così evito di metterlo sul mandrino magnetico e poi fare il centraggio. Ormai qua è fatta la lavorazione. Andiamolo a tirare giù. Abbastanza bene.